Ciao e bentornati su Recensioni Minute. Oggi, più che di un vero e proprio gioco da tavolo, vi parlerò di un esperimento di gioco da tavolo, ovvero sia il tentativo di trasporre l'esperienza di una escape room che potete trovare in giro per il mondo sul tavolo da gioco di casa vostra. È per questo quindi che vi parlerò di Escape the Room, Mystery at Stargazer Manor, gioco di Nicolas Cravotta e Rebecca Bleu per 3-8 giocatori della durata di 90 minuti, edito dalla Think Fun. In sostanza sarete un gruppo di amici che vorranno indagare nel maniero dell'astronomo del proprio paese. Questo astronomo è scomparso da lungo tempo, ma nonostante ciò dalla sua casa provengono stranissimi rumori durante il giorno e la notte. Quindi volete andare a scoprire che cosa sono questi rumori, ma soprattutto che fine abbia fatto il vostro amico astronomo. Ringrazio quindi Ricky per avermi prestato la scatola e avermi fatto provare l'ebbrezza. E vi rassicuro subito sul fatto che non vi farò alcuno spoiler sugli enigmi che dovrete risolvere. Direi quindi via la sigla! Recensioni minute, recensioni minute. Ma che sbatti le istruzioni? Se le leggo troppo tempo da spendere. C'è Teo con le recensioni, ti basta guardare qualche minuto e non leggere. Il regolamento ci chiede di disporre sul piano di gioco queste 5 buste, ciascuna con diverso materiale al suo interno, in modo tale che tutti i giocatori riescano a vederle e facilmente raggiungerle. Dopodiché si passa a leggere questa carta, che ci spiegherà come siamo finiti in questa avventura e ci farà risolvere in maniera passo passo il primo enigma, che è propedeutico alla risoluzione di tutti i successivi. Gli enigmi in sostanza si risolvono tutti con questa ruota. Andremo a scegliere sul lato bianco il lucchetto, chiamiamolo così, che vogliamo risolvere, ad esempio questo quadrato con 3 righe orizzontali. Dopodiché, in base agli indizi che troveremo lungo la nostra avventura, piazzeremo le altre ruote colorate secondo la sequenza che secondo noi va a risolvere l'enigma in questione. Se all'interno di questa ruota azzurra andremo a trovare altre 2 volte il simbolo riportato sul lato bianco esterno, l'enigma è risolto in maniera corretta. In questo caso vedete che non è risolto in maniera corretta. Abbiamo quindi la possibilità di aprire la busta, tirar fuori tutto il materiale che c'è dentro, eventualmente ci saranno altre buste da aprire dentro a queste buste principali, e andare avanti con l'avventura. Abbiamo 1 ora e mezza per riuscire ad aprire la porta che si è chiusa alle nostre spalle all'interno della stanza dell'astronomo. Nel caso ce la facciamo, saremo vincitori. Nel caso invece il tempo termini prima, saremo dichiarati sconfitti. In sostanza il regolamento di questo gioco non esiste, le 6 paginette che trovate nella scatola in pratica vi dicono solo come preparare la stanza e l'atmosfera, tipo usate carta e penna, mettete un bel tavolo, illuminatelo in un certo modo, e vi rimandano al sito della Think Fun, dove oltre a dei piccoli suggerimenti nel caso vi inchiodiate con gli enigmi, ci sono delle tracce musicali che potrete far andare durante la seduta in modo tale da avere l'atmosfera giusta, ci sono degli inviti che potrete mandare ai vostri amici per invitarli già col mood giusto, ci sono dei consigli sull'abbigliamento, insomma vi dicono come sedersi al tavolo per avere l'immersività maggiore all'interno di questa avventura. Gli enigmi sono di tipo topografico, ad esempio ci sono delle cose che dovete piazzare in un certo modo per avere la visione di alcuni simboletti, ci sono enigmi di tipo logico, quindi cercare di capire come rapportarsi con quello che state vedendo, e altri che invece vi chiedono di utilizzare il vostro colpo d'occhio e quindi cercare di capire da quello che avete in mano, quello che avete davanti, che avete risolto magari prima e dopo, per riuscire a mettere insieme la soluzione e abbinare appunto i 4 colori, i 4 simbolini. La trama comunque è molto lineare, nel senso che quando risolvete un enigma naturalmente andate subito dentro un altro enigma. È vero che magari qualche cosa dovrete prenderla da quello che avete già aperto in precedenza, ma in sostanza troverete molto naturale passare da un enigma all'altro. Bisogna collaborare sempre tutti e non c'è quindi la possibilità di giocare in parallelo su enigmi differenti. In questo caso quindi potrebbe essere anche un problema se siete in tanti. Noi l'abbiamo giocato in 4 e bene o male tutti riuscivamo a essere agganciati all'enigma che stavamo risolvendo. Forse andare fino a 8, come suggerisce la scatola, significa che qualcuno magari si astragga un po' dalla missione, soprattutto dove ci sono gli enigmi dove andare a tentativi nel piazzare alcuni oggettini, in sostanza chi ha gli oggetti in mano lavora, 1 o 2 persone che sono lì vicino guardano e gli altri dovrebbero essere proprio degli spettatori passivi. La difficoltà poi degli enigmi è tale per cui dovete sicuramente confrontarvi con gli altri al tavolo di gioco e magari far leva sulle diverse abilità dei giocatori, ma allo stesso tempo se siete tutti giocatori accaniti forse lo troverete abbastanza semplice, nel senso che non vi troverete mai bloccati, e noi per esempio ci abbiamo messo solamente 60 minuti sui 90 previsti dalla scatola. In questo caso posso dire quindi che il livello di difficoltà è adatto a un gruppo family o comunque una serata abbastanza rilassata tra amici. Il gioco non è dipendente dalla lingua per quanto riguarda gli enigmi, ma se non conoscete
conoscete la lingua inglese, in sostanza vi perdete la narrazione della storia, che è un po' il pretesto che avete per giocare a questo gioco, e magari anche qualche piccolo indizio per la risoluzione degli enigmi stessi. Il gioco è giocabile una volta sola, nel senso che una volta che avete risolto gli enigmi, di fatto sapete come dovete ragionare e quindi probabilmente riuscirete sempre a risolverli. C'è la possibilità di fare solamente il master, ovvero quello che muove solo le rotelle per un eventuale altro gruppo di gioco, ma penso che la soluzione migliore sia dividersi la spesa, il gioco è tra i 20 e 30 euro se non sbaglio, tra il gruppo di gioco, e farsi questa serata in maniera rilassata. E poi vi segnalo una piccola cosa: noi in uno degli enigmi abbiamo trovato un piccolo errore di stampa che in sostanza ci rendeva irrisolvibile, passatemi il termine, l'enigma stesso, nel senso che abbiamo dovuto fare due tentativi con la rotella azzurra per verificare se la nostra soluzione fosse quella corretta. Non so se è una cosa diffusa o se è solo un problema della nostra copia, dico così perché sui forum di BGG nessuno si è lamentato di questo fatto. Niente, ho finito, mi faceva piacere parlarvi anche di questo esperimento, più che altro perché anch'io ne ero curioso ma non avevamo trovato alcuna informazione in internet. Spero quindi che questo mio video possa colmare la lacuna in questione. Ho finito davvero, vi saluto e vi dico ciao e alla prossima!